piramidi di Tikal vennero abbandonate. Non sappiamo perché. Una spiegazione attendibile si collega alle tecniche per produrre la malta. Per ottenere malta e calcina bisognava bruciare della pietra calcarea, ma per produrre un secchio di malta ne servivano 4 di legna da ardere. Una piramide è composta per un 1/16 da malta, ciò significa che erano necessarie enormi quantità di legname. Per erigere un numero così grande di piramidi, si tagliarono intere foreste per la cottura della calce. Se migliaia di anni fa fossimo saliti in cima a uno dei templi di Tikal, non avremmo scorto un solo albero. La deforestazione causò impoverimento ed erosione del suolo. Ciò provocò carestie e il forte governo centrale entrò in crisi. Intere popolazioni abbandonarono i loro templi e fecero perdere le loro tracce. Per secoli le piramidi sono rimaste sepolte dalla fitta vegetazione fino a quando gli archeologi non ne svelarono nuovamente i segreti. Ora lasciamo l'America per scoprire, con un volo di migliaia di chilometri, i culti legati alle piramidi. In Egitto, nella piramide di Unis, si trova un'importante raccolta di testi religiosi che dovevano proteggere il faraone nel suo viaggio verso l'aldilà. C'è una formula per ogni situazione, per difendere il faraone Unis dal morso dello scorpione, per augurargli di non incontrare ostacoli nel cammino ultraterreno. Lì in alto c'è perfino una formula magica in cui si dice che il sovrano divorerà le viscere dei suoi nemici. A questi testi si attribuiva grande importanza perché il loro effetto doveva durare per l'eternità. Oltre 4.500 anni fa, Unis e i suoi tesori vennero sepolti all'interno di una piramide. Ma nemmeno queste formule ebbero il potere di fermare i ladri che depredavano le tombe in cerca di oggetti preziosi. Anche le piramidi di Giza vennero saccheggiate. Erano bersagli facili e attraenti. Per questo i faraoni, a un certo punto, a partire dal 1550 avanti Cristo, non le fecero più costruire. La tomba di Tutankhamon non si trovava all'interno di una piramide, ma in una località rocciosa di difficile accesso vicino a Tebe, la Valle dei Re. Qui venne sepolto anche Ramesse II, celebre per le imprese militari e per la grandiosità dei suoi monumenti. Anche la tomba di Tutmosi III si trovava in questa località. Era ormai tramontata l'età d'oro delle piramidi, la cui costruzione, almeno in Egitto, cessò. Ma l'influsso della cultura egizia si manifestò in un'altra regione dell'Africa. Risalendo il Nilo, si incontra, centinaia di chilometri a sud, nei pressi delle cateratte del Nilo, la Nubia. Qui, ad Abu Simbel, Ramesse II fece edificare un colossale tempio scavato nella roccia. Siamo nella regione che gli egizi chiamavano Ta Seti, terra dell'arco, ricca d'oro e patria di abilissimi arcieri. Per secoli questa regione era stata sottomessa all'Egitto, ma intorno al 770 avanti Cristo gli equilibri politici in quell'area mutarono. Un re nubiano guidò il suo esercito verso nord oltre le cateratte, oltre il tempio di Abu Simbel. Per i sovrani di quella terra si trattava di una grande rivincita. Nelle sculture, ad esempio, i nubiani erano sempre stati rappresentati come un popolo di schiavi.
ma le cose sarebbero cambiate. Alcuni re dalla pelle scura e dai nomi esotici, Shabaka e Taharqa, conquistarono l'Egitto e fondarono la 25esima dinastia. Il loro dominio fu diverso da quello di altri invasori stranieri. I nubiani conoscevano la magnificenza della civiltà egizia, i suoi grandiosi monumenti e le sue divinità. Volevano riportare il paese, ora in declino, agli antichi splendori. I re nubiani restaurarono i santuari in rovina e ne venerarono gli dei. Uno dei re nubiani più importanti è Taharqa. Durante la sua campagna di conquista dell'Egitto, vide per la prima volta le piramidi. Tornato in patria, decise di farne edificare una a distanza di quasi 2000 anni dalla costruzione delle piramidi dell'antico regno. Ecco la piramide di Taharqa e accanto quelle dei suoi discendenti. Questa località riveste una grande importanza per la Nubia, anche se attualmente l'edificio è in rovina. Qui, quasi 2000 anni dalle prime piramidi d'Egitto, si intraprese la costruzione della prima piramide nubiana. Nel corso dei secoli ne verranno edificate altre, con caratteristiche del tutto particolari. Queste piramidi hanno una pendenza notevole rispetto a quelle egizie. Ma non è l'unico aspetto peculiare. Ecco come furono costruite. Questo è uno shaduf, una specie di gru dell'antichità. Consiste in un bastone dotato di un peso terminale. In Egitto lo usano ancora per attingere acqua dal Nilo. In Nubia, invece, venne impiegato per sollevare i blocchi necessari per erigere le piramidi. Da molti anni gli archeologi sono impegnati nello studio e nel restauro di questi monumenti. Ne stanno ricostruendo alcuni servendosi di uno shaduf, come si faceva nell'antichità. Se si usa questo attrezzo per sollevare i blocchi di pietra, la pendenza delle pareti aumenta. Il masso non può essere posizionato a grande distanza dallo shaduf. Ecco perché le pareti delle piramidi nubiane sono così ripide. I sovrani della regione riportarono in auge questi monumenti attraverso tecniche locali. I re nubiani erano degli intellettuali interessati alla religione e alle tradizioni egizie, ma vollero essere sepolti nella loro terra d'origine, nei pressi di una montagna sacra dal profilo molto particolare. Anticamente era chiamata Ju'wab, il Monte Puro. In lingua araba, questa località è chiamata Jebel Barkal. Nel corso dei secoli se n'è persa la memoria, ma per i nubiani e per gli egizi era uno dei luoghi più sacri del mondo antico. Ormai il tempio è in rovina, ma 2000 anni fa era un edificio imponente al pari dei templi egizi. Jebel Barkal era la dimora del dio Amon. Per questo motivo i re nubiani decisero di farvi erigere le loro piramidi. Il tempo è stato impietoso con questo santuario, che però conserva intatto il suo fascino. Si può cogliere in questo paesaggio un'atmosfera incredibilmente suggestiva. In alto si librano gli avvoltoi, un tempo ritenuti